Ciao a tutti i miei cari ragazzi, qui Frost e bentornati in un nuovo video. Allora ragazzi, come vi avevo promesso, oltre all'M4, appunto il mio M4, vi avevo promesso di farvi vedere le altre armi di cui io disponevo. Allora, secondariamente alla opzione dell'assalto, quindi la fanteria, ho appunto avuto anche il ruolo, appunto nell'ambito del software, di sniper, di tiratore scelto. Quindi oggi ragazzi vi faccio vedere un fucile da tiratore scelto, da sniper. È un VSR-10, questo qua. Adesso togliamo anche il copriottica, il proteggiottica, scusate. Questo è un VSR-10, quindi replica da software di un M24 reale in ABS, quindi plastica resistente. Ovviamente è in ABS barra polimero la calciatura e il corpo del fucile da, appunto, da cecchino. Invece la canna, il bipode e l'ottica sono ovviamente in metallo. Allora, cosa dire di questo fucile? Anzitutto è un ottimo fucile che mi è stato appunto venduto dal buon Master Doom 93, ragazzi. Esatto. Oltre ad essere cecchino nell'ambito digitale, nell'ambito di videogiochi, lo è anche in ambito lo era anche in ambito appunto ruolistico del software. Mi ha venduto questo fucile ad un prezzo allucinante, secondo me. Me l'ha venduto per 25 € da quel che mi ricordo, quindi io ho detto te lo prendo subito. E mi ci sono trovato veramente bene, è un ottimo fucile. E niente, è veramente bello. Colorazione black, colorazione nera, non ho applicato nessun tipo di mimetica, nessun tipo di colorazione, appunto perché sia non ne sono molto pratico, sia soprattutto mi piace anche esteticamente parlando. Mi ricorda molto uno SWAT, insomma, comunque corpi speciali della polizia, là, diciamo. Allora, ragazzi, abbiamo quindi un'ottica da cecchino, appunto sopra, come potete vedere. Adesso provo a... Ok, perfetto, si vede qualcosa. Ottica che si può illuminare di... Proviamo a vedere se si vede verde e rosso. Adesso è rosso. Provo a farvi vedere se si vede, ma non penso. Non ce la faccio fare. Comunque, ottica che si illumina di verde e di rosso, quindi anche per la visione, tra virgolette, notturna, o comunque in zone buie, e niente, è dotata appunto di un bipode, come vi ho detto prima, sia abbattibile sia attraverso queste piccole cose allungabile. Arrivo, voilà, e voilà. Quindi appunto da abbattere in modo tale da potersi distendere per terra per avere una mira più precisa e più solida. E oltre appunto all'utilizzo del bipode, io di solito lo utilizzavo sia in uso verticale, quindi sia con la mira accademica normale, sia se no utilizzando il braccio come appoggio. Cosa molto interessante sia per le lunghe sessioni di mira, sia per il fatto che comunque siete abbastanza stabili. Poi lì è differente dalla tipologia di operatore, da come si utilizza il cecchino in sé. E lì appunto cambia da giocatore a giocatore. Ma comunque vi faccio sentire un attimo come spara. Canna silenziata, otturatore anch'esso in metallo. Bei rumori, bei schiocchi comunque. Sicura, presente qui di fianco, appunto questo pirulino qua. E comunque, come sentite, è veramente, veramente silenziosissimo. Caricatore da 25 BB, quindi 25 pallini. Appunto, trova allocamento al di sotto, in questo modo. E ragazzi, che dire, questo fucile mi ha sempre fatto divertire un sacco. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video che appunto sarà diverso.
diverso nel senso che non saranno più così amatoriali i video perché c'è una sorpresa per il canale, ma ve la mostreremo appunto nella settimana a venire. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, spero vi sia piaciuto, ciao ragazzi e buona giornata.